un amore di tutto allora mi piano solo senza quello, senza quello, ma non posso più bene. Pronto? Chi è? Un buongiorno, scusate, sì, qui è la Capitone Production. A chi cercate? Ah, cercate i registi? Ah, Cosimo e Damiano, sì, stanno qua. Perché li cercate? Cosa? No, quelli li cercano un sacco di loro, sì. A volte li cercano per il teatro, a volte per fare un film. Molte volte cercano un tribunale. Cosa? Voi perché li cercate? Vi devono dei soldi. Oh no, veramente. Che novità. Oh no, niente. Volevo dire, quindi che dobbiamo fare? Mi volete uccidere? No, ma non si dice niente cosa. Oh, uccidete prima loro. Io mo queste cose non le dovrei dire perché io sono la sorella di Damiano. Ma quando si può andare incontro ad un cliente, si dice questo è pure coccata cosa. Cosa? Ah, vi dovevano girare un assegno a vostro favore. Non ve l'hanno girato. Ma come vuoi mettere che carta qua? Aspettate, qua ci sono vado a controllare sua casa segretaria. Aspettate un attimo. Ecco qua. Califano Antonio. Quale uccidi? Questi stanno qua. Voi siete salvati vincenti. Vabbè, salvati Vincenzo, quello Califano Antonio doveva girare un assegno a nostro favore, che non può girare a vostro favore, perché è tutto un giro di favore, avete capito? Sì, guarda sti brutti pensieri che fra poche ore il bonifico sarà in banca, ok? Solo alla morte non c'è rimedio, arrivederci! Chi è già morto? Direttore, ho capito, direttore, 20.000 euro, ma si tratta di una sciocchezza. Come? Se sono una sciocchezza perché non ve li porto? Pure ricito buono, direttore, però non vi preoccupate, io domani sto in banca, quello mio cugino me li sta portando. Sì, direttore, però non facete che mi presente voi cessate, perché ci tengo su queste cose. Ma fammi capire, facendo un così, ma tutto sommato, quanti avete? Ehi, tutto sommato, quanto devi avere? Vuoi sommare tutte cose, sommate? Diretto, domani vi copro! Pedro, domani ti copro! Ma tu prendi il mio coperto! Diretto, non vi preoccupate, diretto! Mettete in conto che già li tenete in tasca, soldi, vi preoccupate! Diretto, sono là, domani mattina sono là, non vi preoccupate, arrivederci, ciao, diretto, ciao! Stai facendo un casino, stai facendo, non ti preoccupare, ma tu dici che noi siamo gente inesperta, che siamo amatoriali, noi siamo proprio abituati a fare ripeto da generazioni, siamo professionisti nel campo, non ti preoccupare, amano nonno mesi e a pagarli, grazie, io sapevo che tu alla fine vuoi ascoltare un parola, ma alla fine ti squaglio come non piace, ma io sapevo, grazie, un amicone, domani, allora domani ci vediamo e l'uomo sturebbe da me, non ti preoccupare, domani, grazie. Poi Pedro, allora con che giorno che ti ci acchiappiamo? Domani, grazie, un amicone, grazie, ciao. Accolpiatore, te l'ha già sempre detto Damiano, non facciamo gli imprenditori, noi siamo artisti e facciamo gli arti, facciamo i registi, tu invece no, non devono mangiare sulla mia arte, i film ce li produciamo noi, sa, che riempa da fine casa. Che novità, ha cominciato a pigliare sti cose che avevamo tutti niente, capito? Sai che dritta, siamo un guaiato di riempa da cosa. Non ci pensavo proprio, capito? Fumi tu e uccidi a me. Ma non eri tu quello che ti fumava i pacchetti di sigarette al giorno? Appunto mi sono passate le mie. Ne eri mai di sigarette, tutto a cino con sti cose, basta! Ma che non ci stanno i video? Stanno etichettati. Che cazzo mi ha fatto? Fatemi andare lui, mi aiuto. Comunque stiamo qua chi era al telefono. Chi era al telefono? Il direttore della fabbrica. Direttore della fabbrica. È quello che rientriamo di 20.000 euro. Chi? Un prestito che ci ha fatto. Chi ci ha fatto? Come ci ha fatto? Io mi ricordo. E se sa ricordo? E sono cazzo di sì, sono cazzo ce l'ha marata. Io non mi ricordo, comunque facciamo una cosa, sulla scurebba, facciamo una cosa, per invece la casa a Parigi. E te pareva che si teneva a casa a Parigi, non me l'era già venuta. Ah. Ma che rimane a casa a Parigi? Sto scherzando, calmati! A te chi era? Chi era il telefono? Pedro. E chi era? Il direttore era Sciacqua Fresca. La sponsorizzazione di quelli che c'era di solito fu un film. Non trovava niente, agitava niente. Non trovava niente.
i soldi della sponsorizzazionale. Ma come? Uno sponsorizza un film, quel film non va tanto bene. Non è che il film non è andato tanto bene. No, no, ci devo andare, dai. No, bisogna guardare in faccia la realtà. Bisogna guardare in faccia la cassina, 3 giorni di programmazione e morte pucundriata. Pucundria o non pucundria, te no, nessuno ti autorizza a chiedere i soldi della sponsorizzazione. Esatto, ma soprattutto 100.000 euro, addosso più. Che le cariche vorrei? Ma 150.000 euro, chi sti chiari, non lo sapevo. No, io ci ma soprattutto 100.000 euro. A tu subito. E che le cariche pure 150.000 euro, bella buona, aria del tasso. Guarda, Damiano, che è in questione? 100.000. E stanno interessi, 50.000. Ma non mi facciamo una brutta fine, sempre questa sciacqua che c'è nella copertura, io so capo di se c'è. Madonna, stai facendo una tempesta in un bicchiere d'acqua, calmati! Ma non hai sentito la fine della telefonata, come è stata bella, è sollevata. No. Sei fatto picchiare un senso di colpa, e non ti preoccupare, cara Damiano, ti do del tempo! Ci ha dato del tempo! Quanto tempo ti ha dato? Ah, hai una rimane. Ma facciamo una brutta fine, facciamo, capito? Facciamo una brutta fine, lei tu per telefono le chiama pure amicone, sei un amicone, sei. Scusa, una che fino alla redrice, ti porti i soldi, mo te rompo braccio e gamba. Poi preso, ecco, da un senso di colpa così intenerito, ti do fine domani di tempo, come vogliamo? Un amicone. Mannacciamo, facciamo una brutta fine, quella è tutta colpa tua. Tutta colpa tua di quel film che hai voluto fare, capite che ci ha distrutto, tutto ci stava in quel film, tranne l'originalità. Allora, il film era originale. Damiano, se noi prendiamo il film che hai voluto fare, e glielo facciamo vedere a un bambino di 5 anni, pure a nota somiglianza. Allora, il film era eccezionale e l'idea era originale. Tutti dicono, andiamo. Oh. Buonasera. Un vitello napoletano e un professore toscano decidono di andare in vacanza insieme. Già che si idea, proprio. Poi, per colpa di un passaggio a livello rotto e di un casellante poco chiaro, si trovano catapultati nel 1400, quasi 1500, a Frittole. Tu manco paese cagnato, a Frittole. Allora, io di quel film che stai parlando tu, non ci resta che piangere, come si chiama, non ne sapevo manco l'esistenza. Un film di Troisi e Benigni che è ingassato l'ira di Dio, tu non lo conosci. No, faccio, tengo ti in luce. Pure in ucraino, so. Non tengo ti in piedi, in ucraino. Ti vieni, tengo ti. Ah, perché tu parli così perché ti sei dimenticato la scena madre di quel film. Ma veramente che la scena, quando è in onda della scena al cinema, tutta la gente su tutta intera, una rimanetta. Ma mamma, sei andato in no! Ando in trance. Trance. Ma come mi scelto che l'ha puntata a me, quando il protagonista, o non farà giocare a scopo a Leonardo da Vinci, sta 7 e 1 terra e posto 8 da Leonardo da Vinci con 8 mar, a forza tu lo devi già, 7 e 1 originale. Sera dove? Nata con Serami? Vabbè, allora non ti preoccupare che il prossimo film che sto scrivendo, a te non te ne voglio manca parlare, mi faccio solo. Se no, non ti metto un coppa a noce pure, non ti voglio aprire. No, ho detto no, e non insistere, basta! Io ti voglio dire una cosa troppo bene, guarda che grande idea, guarda che... Allora, lo ammentiamo, nel 1912, un po' retro così, aprile, così un po' nel cavolo nel freddo, capire che sa buono. E parla di questa grande nave che deve fare il suo primo viaggio inaugurale in America. Cioè, ma già come è uscita questa cosa? Non lo so. La nave, si cose gialle, tutti in nave piccelle vicino al cammino, la gente, dai, ci vediamo male, è fatto fuoco, è bellissimo. A fianco al porto ci sta un bar e ci stanno gli sticca che stanno qua. Già te l'ha già parlato? Come sai quando chi carta in mano, chi si dice, ma no, questa è la mammarella mia America, tengo i soldi fu un biglietto. Bello, è buono, cosa, ma chi si mette un guanno, piglia. E vincia la partita. Non hai parlato. Vincia la partita, vinci i soldi. Dice, vieni, fuori, mi faccio un biglietto, ma te cazzo, me ne foto, ammo scemo tutto qua, e poi coppa la nave. Chi si coppa la nave, bella e buona, guarda tu, dice, sono che bella voglione, e incontra. Rosa. Da me guardando poi sì. Incontra chiesa che lei ricca di i shorti capelli che stava in capo chiesa con capello più non so così e se mette a fare amore che se l'è fidanzata lei è una cornuta così e si mette a fare oh come posso dire mamma sputava pu la coppa no prima che sputi giù non dà una storia bellissima sentimenti amore vanno a fare cena e i grillati che sono violini i porti che saranno solo loro adesso tutto qua bella e buo per la nave sta oh capitano ma che maroni è la mano bella e buo boom 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 faccia un esperto dai fornito si dà senza mi sono trasuto dallo cinema mi manca solo il titolo Titanic già sentito già l'hai vista tu non mi dice che esiste una cosa stai qua dai ma esiste ti chiamerà per fare questa fortuna di te ma che faccio preparo sì o no
pure che ti sei chiuso sopra, ma come cucino tu. Perché che te ne dici? Lei che già fatto un conigliolo che faceva il video pure a me la cucina. E ci sono scuola, stanno tu uniti ma un giorno a parlare. Che ma si era fatta fine e merda, non era mai che campavano un po'. La verità pure a me mi è rimasto preso, aspetta. Mo te le dico anche la faccia, aspetta una, lei da, oh, te la fornisci con tra queste, capito? Questa è mia sorella, è pure tua cucina, basta! Hai capito? Basta prendere in giro a questa. E vabbè. Cucina una chiave! Oh! No, non tempo là! No, oh, voglio fare anche la faccia, però mi fa fuori, non tempo là! Comunque, il levi qua la faccia, devo! Oh! E un po' che bruttulena! No, no! Ti ho visto ogni poco, non mi fa. Ti levi qua la faccia! Oh! E chiatto, ti piglio! Ma ci sarà qualcosa da salvare in questa donna o no? No! No. Mi va che la pasta di nati, guarda. La mia scusa. Chi sta a me sta preparando troppo la cucina, ma fa una schifezza. Tu mi hai fatto proprio una schifezza, allora, sana, sana. Una cosa, non dici mostruntate che non sto stato dietro a fare una schifezza. Sono stato mamma e papà. Non è bello, perché io quando nacco tu mi chiamo tutto bello. Ascetto solo cicce, è bello ci stai venendo. Non è bello, perché papà disse vicino allo stretto. Che stia placenta, la creatura, lo cazzo sta. Ma come fa? Ma tu puoi trovare questa mattina che... Hai trovato che mangia con provetto con chi stamattina? Sì, ma c'è appiccicato con cucù, faccio vitto! Basta, capito? Oh, basta! Mi campa a capo, se non sta scemo. E ogni tanto... Ehi, basta! C'è la gelina. Non ti dà capo a fresco. Che succede? Mi tengo un problema che mi frullo in d'acqua. Che sta? Tengo assisti che sta poco a buono, sta chini fresco. Bravo, da buono, anche poi vicino così cresce. No, io c'è il pediatra, che non mi darà un antibiotico buono. Io non lo voglio, che sta stare lì, mamma fa. Parlo con me, chiamo dottore, fa uno che dava articolo, chiamo a chi? Damiano. Oh. Dici che è solito, non so poco. Perché? Ma com'è? Uno che si cresce con la razza di animale in casa è una persona normale. Ma non c'è capito, perché questi lupi come uno vuole la storia, tu te devi stare. Cioè c'è sta chi si cresce un cagnolino, pau 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 pau. Da chi si cresce un uccello, ma. Se cresce pure i coccodilli come fanno, c'è nessuno che lo sa, invece. Damiano, solo te stai crescendo un capitone. Non ho capito. Un capitone da freddo! È normale! Perché? Nel cazzo ci andava l'acqua! Chiudi di schia! Poveri che... è Pedro, sciacquo fresco! Oddio, mamma mia, come si nire! Quale Pedro? Mo' mi ha attaccato! Non voglio mai a dire che è uno come a Pedro che si era picchi i soldi con me a Pedro! E' stato zitto, Pedro! Ah! Quasi! E chi è? È uno come a Pedro che si era picchi i soldi! I fratellini, Pedro! Pedro! Dove sta? Come mai da queste parti? Eh beh, non mi posso venire a trovare. Sì, ma noi pensavamo... Voi con calma. E quando mai avete pensato? Il pensare lasciatelo a persone che hanno un briciolo di cervello. Altrimenti voi rischiate uno shock anafilattico. Ha battuto, non l'avete capito, shock anafilattico. Voglio una battuta, ridete! Ma mi hai fatto un così forte! Mi sono un uomo! Saluta la macchina per te! Era la difunta lì! Prego, madame, si accomodi! Madame, si accomodi! Madame, si accomodi! La pressa! Mi sto facendo incazzare! Ah! No, perché tu hai dice di morto? Che domenica pure ti passerebbe! San Pedro? Pedro, speriamo che sia un po' a nuvola. Ha bisogno di qualcuno di loro. Ma se squadra non andò. Guardate a me, guardate a essa. In questa casa non vi apprezzano, madame. È inutile che perdete il vostro tempo. Andate a inondare a persone che sappiano gestire la sua energia positiva. Oh no! Che dici, il signore se lo può dire? Ah boh, ma per stasera ci pensano con gamba. Ah, per te, una cosa. Adesso vi state chiedendo, ma chi sto? Con chi sta parlando? Eh? Io non me lo sono proprio chiesto. Non me lo butto proprio. Ma dove è andato? Ah, stava qua. Voi non la vedete perché giustamente quella è invisibile. Però, se uno ha un po' di cervello, subito se ne accorge. Dallo tu. Hai capito? Talmente da freddo. Da te sì. Quando
quando mi avete incontrato è stata allora che la diabendata vi ha fatto vista, ma voi non gli avete dato il giusto peso. Voglio, io vi ho dato dei soldi. Soldi che servivano a finanziare che la munnezza e film che avete fatto. Io non ne capisco, eh? Ma pure madame ha visto il film e non le è piaciuto. Scusa, scusa, se è bendata, come l'ha visto Ciro? Voglio, voi facete Ciro. Io vi ho prestato 100.000 euro che servivano a finanziare il vostro film e voi che avete fatto? Mi avete fatto perdere tutto! Sai perché, Pedro? Perché noi pensavamo che tu eri interessato alla nostra arte. Ma va fanculo da te! Va bene. A rovare. A fanculo. Calma. Tu puoi fare pure voglio, a me dell'arte. Che tu ci vuoi? Vuoi spiccio da sana? Io? No? No. Può parlare solo con me, chi l'ha capito l'uomo da casa di dell'arte. Bravo, parla tanto me. Lo raggiungo? Capisci quello che sono tu? Tanto meno della vostra. Sì. Magari. Ma che succede? Hai tu pochi piri? Allora, io amo un passaggio, mi ricordo, allora. Tanto meno della vostra. Sì. Non me ne fotto proprio. Grazie. Io devo lavare. Lavare continuamente. E pigliate una gamma lei. No, ti convinto. No. Io? Posso andare a te? Buona parola. Mi sembra stato. No, chi l'è canata? Lasciamo! Madonna! Raccuso! Raccuso è vecchio, te non puoi andare te! Voglio lavare vuol dire riciclare. Io devo lavare centinaia e centinaia di migliaia di euro. Ma che pazienza. Che ne manca tanto quattro il lavoro. È pesciuttato. A bucciare se che una ruota viene da asciutto. Non è che... Come lo culo qui? Guaglio, vieni da fermi. Qui Pedro. Chi si sta continuando? No, chi l'è caratta? Chi si sta continuando? Ma no! Ma no! Ma che sei un cane a sta cristiana? Ti mi scappo ti l'hai fatto un ballone a computa, tanto qua, basta! Io pensavo malato, che investendo qualche cosa di soldi almeno avrei riguadagnato la metà. Bravo. Il rapporto era buono. Cosa io dopo pure qui? Ma mi segnerà il bilancio. E voi che avete fatto? Avete perso tutto. Allora Pedro, noi teniamo una parola. E se ti diciamo che ti paghiamo... È una parola. È una parola, la parola che ti paghiamo. Ed è meglio per voi, altrimenti la vedete questa. Questa è la mia compagna, è un brutto carattere, questa inizia a strillare, bam, bam, bam! E papà sta zitta. Tu lo sparo. C'è il tuo cazzo. Chi se sta continuando? Ma la giù, voglio un rompo! Ascolta, ma non dire che ti sta sfruttando, perché dai, vedi con me, scusa. Domani, a mezzogiorno, 150.000 euro in contante! Oh, mi sei segnato, mi sei segnato. Ascolta, tu auto, dallo! Io che ero fatto tutto il film in testa, ma vado a casa di quei due imbecilli e faccio il cattivo, ma non ci sono riuscito. Io sono troppo buono. Sto emozionato. Quando non è fesso. Buono. Sto emozionato. Ma poi perché a mezzogiorno? Bravo. Occhi a me, uno si mette a tavola, c'è due, sto chilo morti, mangia. Facciamo le due meno un quarto. Mi dai con questo umorismo inglese che è rilevante. Domani. Alle 2 meno un quarto, 150.000 euro in contanti. Meno un bicchiere che si è rotto, scala. Noi vorremmo fare due assegni. 3 assegni. 30, 60, 90, capito come? 3 assegni a 90. No. 90 assegni. A 3 giorni. voglio dire. A chi? Non lo so. Tutto va a creare una mura. Può comandare anche io, te ne metti. Che ne fa sia contabile che ha comandato. Ma speriamo di una buona femmina, però che dice sì. Mica bravo però, Poi viene da sta tocca.
Alle 2:15, 150.000 euro in contatto. Oh! Come scusava a madame? Ho portato dei laghi, signori, andare. Prego, madame, andiamo. Fate un applauso a madame. Fate un applauso a madame. Brava! Ottima interpretazione, signora, brava! Ha visto, madame, l'ho fatta uscire con l'applauso. C'è una soluzione, a tutto c'è una soluzione. Fulimma! Adesso mi sono andato, ho trovato la porta aperta, c'è nessuno. Lo vuoi che vecchia Romagna a me? Vecchia Romagna, uno sprizzo. Ma non faccio sprizzi. Ma che cazzo? Noi non ci conosciamo, ma io sono il pastore. No, se non è questione di soldi, non mi ricevete niente. Alice, prendi un attimo la pratica pastore. Signor pastore, potete passare più tardi, quindi non lo faccio. Qui c'è un equivoco. Io non sono il signor pastore, io sono il curatore. Ah, curatore fallimentare. Io curo le anime. Sì. Sono un prete nell'esercizio delle sue funzioni spirituali. E sono venuto qui in questa bella casa per riportare la pace e la serenità. Ma ci dà una cosa, presta, presta. Ma ci dà una passata a coppa a doppio. Non voglio curare la cucina. Ma poi vedete il suo spurro. Ma che marito mi ha quella polacca? Fratello, preghiamo, signor pastore, noi non teniamo di amare. E portenite la gioia. Poi facciamo un mostriere più bello rumore. Bravo, bravo. Donne, sì. Ricchezze, esattamente. Potere, viaggiate, sì, sì. Mentre io, questo povero cuore, vogliamo pregare? Sì, sì, sì. Meglio che preghiamo, così me lo contenta qui. Volessi, ma cominciamo un bello padre nostro. Bravo. Parla più poco stomaco. Ah, però poco a poco, se non ci mangiamo a morire. Ah, ma dimmi tu ieri sta roba. Facciamo tutti e tre. Il padre nostro si prega con le mani così. Sì. Spremute, non alla pena, così. Fratelli, sì. Preghiamo. Ci ha fatto questo. Padre nostro. Padre nostro. Che sei ne ciri. Se ne ciri. Padre nostro. L'avete preparato a lei, continuo a lei. Io sono preparato. Padre nostro. Nei cieli, mare, montagne, spiagge. Padre nostro, che sei ne ciri. Sì. Sia santo. Sia santo. Sia santo. Sia Sant'Antonio. San Juan. Sia santificato il tuo nome. Ah. No? Venga il tuo re. Urgista. Venga il tuo re. Orandista. Oren. 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 Ma sto facendo Oren. Hai legno. Legno. Oren. E si è fatta la tua voce. Vo. La tua voce. Un aiutino. Sette lettere. Sette lettere. Vo. È di domenica. Vo. E si è fatta la tua vongola. Vongola? No. Questo è Tellini, Tellini. Questo è Tellini, ragazzi. Ma io ho un punto di costa che devi in pulezza. Si è fatta la tua volontà. Volontà. Come cielo è così in terra. E dacci oggi. 150.000 euro. Dacci oggi il tuo pane quotidiano. E rimetti. E rimetti. E rimetti. E rimetti. E rimetti. Fallo con te. Come ci dici? E rimetti. Adesso io ci ho provato, ma non esce niente sull'acido. Ma rimetti il pane quotidiano. Ma messo digiuno proprio. Rimette a noi i nostri debiti. Ah, si basta, a noi i nostri debiti mi piace. E meno male che mettiamo i nostri debiti. Ma prima tu basta parte. E non ci indurre. Ma che te la faccio? E non ci indurre. E non ci indurre. Senza tre. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal mare. Ma liberaci dal mare. Ma tu sei fissato, ma voglio. Liberaci dal mare. Ma. Dovessimo fare un bello mistero glorioso. Voi fate questo bel mistero, andate sempre di fretta. Sempre. Siete fortunati, ma anche io siamo sono fortunati. Noi siamo fortunati. Ma io quando ero piccino, mamma e papà, dicevano che ero portato per fare il prete. Ma piacere. Ma scusa, come si fa a capire se un bambino è portato per fare il prete? Ah, ma che domanda fa? Ma lei è tu catechismo? Come si fa a fare? Da piccoli ti inizi a fare i mini miracoli. Tipo la mamma mi chiama un bagnetto. E io si chiamavano dopo l'acqua del bagnetto. L'acqua sporca la parte. L'acqua pure dalla parte e io si chiamavano un bagnetto. Tramutava l'acqua in latte. No, tramutava il latte in vino. Latte in vino. Allora, visto che poi ci mettiamo la cioccolata fondente d'acqua. Ora via tutto un pangare all'acqua. Tutto bombolette, capito? Ma io non ero usante. Ma io poi mi devo confessare. Anche un'altra cosa! Che sono
Io da quando ero piccolino sono sempre stato portato per la recitazione. Pensate che tutt'oggi, no, quando faccio a recito catechismo, ci non aveva fatto babbuni, aveva fatto buo alla sirena. Poi c'è la parte protagonista e ci faccio facendo 1, 2, 3 battute, 1, 2, 3 ma facendo un calcio da mezzo e non mi chiama e perché quando si fa la recitazione, no? Io vado in trance. Ah, io trovo quando fa recitazione ogni anno il 2 novembre c'è lo santa bella 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 bella. Ma quello è Natale Pasqua! Aglio, ma chi ne so, vecchio! Ma che fai? Dovevi pensare prima! I soldi ce ne sta! I soldi non ce ne stai! A colpe a toi, a colpe a me! Te l'ho sempre detto, è colpa tua, sbagli! Io sbaglio sempre! E tu che sapete sempre, che appena sono un problema, figli e scappi! Sì, io scappo sempre! E caccia fa! Può scappare ogni problema che c'è stato, no, e pigliare le situazioni facili, devi dire da questo momento io sono così, così e così. Sì. Levo da stupire da dire a cuore, ti spugliò. No, no. Sì, hai capito, ti spugliò. Ti spugliò. Massimo, ma tu sei un guardiano, devi fare qualche altra cosa. Potrei fare un atto di dolore, lo sapete fare? Di prendere un rullo. Volete? Avete aperto una porta, anzi, una finestra. Ma che sarà asciutto Andrea? Voi mi avete aperto una porta, anzi. Una finestra! E allora, camminando, si sta pure tutto la chiesa, e visita là dentro, vai fratello, ti benediciamo. Almeno un'offerta. E facete una cosa a piacere. A piacere? È pure sopra. Porta, dammi sigaretta, roba. Ma a me qualcosa non mi tocca. A ricevo. Ecco, non torna. Ma qualcosa si invertita, sì, qua. Sì, devo qualcosa. Ma io... Ma ricordo, quando era piccolino, mi mettevo con quella capuzzella e molto male, faceva essere... O non essere, ma qual è un problema? E mio mamma rispondeva, e mi diceva, oh problema, e che tu sei stronzo. Allora, fa che si fa? 800 euro di conguaglio, chi li paga? Io non mi do niente, è una tabuletta e là. 800 euro, la tua lavaggio, te ne hai portato, la tua lavaggio. Chi ce ne sa? Oggi c'è un regalo di Giselle, non si ha mai a dire. Bravo, c'è chi sa un ruolo ogni tanto, un ruolo è qui da me, chi sa aiuto è. Come? Che stai dicendo? Allora, ma parlare. Ma che mi dici? Tu ti ricordi chi l'ho fatto, ti ricordi? Per qua possiamo parlare, via. Ma chi? Allora, Totimo, non c'è il miglior sordo di chi non vuol parlare. Ma io ci sei. Io non voglio parlare. E chi non voglio parlare? Tu ti ricordi quando arrivai un verbale per eccesso di velocità? La macchina si è messa a te, io portavo via la macchina, dici se levi di punto tu, allora dici no, io non dichiarerò mai che la portavo di punto, dai, e poi dici ti ricordo, tu dici ma no, mi tengo di punto, allora poi almeno oggi, non ti preoccupare, non ti preoccupare caro Cosimo, perché il tuo cuginetto risolve, è già risolto, è già fatto. E come è risolto? No, però non mi fai essere loco rotto, ti ricordo quando sei venuta a casa mamma, due salone, perché che un salone proprio quando vai a casa, non mi chiedi pure, io fumo, e mi trasimo, c'è stato vicino un salone, a tavola ero 15-18, e bella pure la messa sfugliatella, così mo dei santi, che sei, che cazzo, non me ne fotte niente, no, uscite, ma non mi fa niente, non ti preoccupare, Cosimo, stai tranquillo. Stai sereno, ci fai il tuo cuginetto tu, ti ricordi? Ti è venuto un Rolex! E come aveva ricordo? Un marone, quello è un regalo di Gisella! L'ho fatto per te! E perché? Perché devi dimenticare a quello e tutti i regali che ti ha fatto! E com'è? Cominciare da Rolex e cominciare! La parte che ho cominciato! Ma faccio un regalo di Gisella! Dai, fornì cucchiaio, nata cosa! Nata cosa! Devo sta cosa a cagare quando vado a fu pipì, mi impressiona se... Ma parà, maronni, pumbè, ma che tu saltarino, caia, leva tutto cosa! Allora, ma come ti posso comprare l'uomo? O se stai con quello che dai l'uomo l'uomo, curto tu, io lo farei. Ci sei! Ci sei, allora Daniele, ecco. Se ci fossi stato ancora tu! Ma non ero Daniele, che voce? Ma chi li prende uomo? Io voglio sapere una cosa. No, tu mi rispondi. Io voglio sapere perché mi ha lasciato. Una cosa, non dici lo strontato, non è che ti ha lasciato. No. Sei stato tu che ti hai fatto lasciare. Ma quando mai? Ma che stai dicendo? Ma dire pesante, no. Tua mamma mi dà stiva ancora che la cristiana.
i giudici che ti provano a chiamare la fangula che... Ma non fai! Che vai a andare a cucinare con te, amore, 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 ma che ha fatto la spesa, amore, ti accompagna, ma aglielo! Basta! Che stai dicendo? È una cosa... è stata una storia così importante. Ma quale storia importante? Scordate! Ma come la scordi? Una storia così importante, è lunga. Lunga? Intensa. La storia lunga? Ti hai fatto amore, sentimi tu, che lo so. Sentimi. Sentimi, sono importante. 7.000 mangano un figlio, può fare cose! No, ti sono 7.000! Tutti con un po'! Ma quello no, vuoi fare? E poi scordate che faccio pure che 7.000 fanno! Su fatto, saci pure fa morare nel mezzo, me la posso di poco conto! Una storia veloce, rapida! È una meteora, però! La giocata? No, oggi è una storia veloce, rapida, non è mezzo, è una meteora! Se non è mezzo, è una meteora! Se non è mezzo, è una meteora, 7.000 tu che sto... No, devi dire, se non è me, tu dici sette, non è me, te la metero. Non è me, te la metero, lei sette, mi dico, tu, c'è anche per chi, c'è per chi. Tu dici, non è me, te la metero. È una metero. Allora, sette, mi dico, se non è me, te la metero, sette, mi dico, tu, c'è anche per chi, per chi, per chi. Non è me, non è me, è una metero. Sette, mi dico, tu, se non è me, sette, mi dico, non è me, ma cazzo, è possibile, ma esci niente più veloce di una metero. Ma sono importante. La storia importante. Ah, la storia importante. Scordate, come masco? O togli c'è una cosa. Quando che le viene qua, tu come? Fare... Che cosa? Che? No, io ci lascio sta che è una storia importante. Bravo, scordate. Poco è bene, ti fa fare questo. Poco è bene a tutto. Chi? Dammi allora, cosa? Calmati. Non durò. Non durò. Ha avuto l'ora a rogna. Tu già ti cutti, fai l'ora di ora. Non durò. Ti stringi. Come ci fa? Ci serve. Stavo venendo qua. Non ti faccio voglio là, a casa, dove ti faccio? Sarà una casa no? Sì, si fa. Come? Si fa. Ogni diario. Creare revisione. No, un radiatore no, si fa. Che si fa? Edizione, quando si lasciano, la fidanzata deve andare a trovare l'ex fidanzato. E poi che si fa? Un bicchiere d'acqua. Sarà più un bicchiere d'acqua. È in tradizione. Come si fa? Come fa? Testa calma, capisci? Pensa su di a me. Non ti fa fare così tutto. No, ho fatto vedere tutto, ma che sorella, ma che hai fatto vedere che ti è rapugliata, capito? Appena viene, tu resta bene, tra se tu fai. Piglia appunto. Stai a sentire a tuo cugino che ti salva. Lasciami della faccia conquistare con Genova, ma te cavolo, i febbri faccio vedere il cavallo più cuore, cioè, va, segui il tuo cugino, allora quando mi era, è scritto, sì, è scritto, fammi sentire, è scritto, allora, chiudo sto cosa, non pigliamo, pigliamo, cagliamo, allora, la cosa importante, sì. Io godo buoni carte d'oro, no, io cose mio di carte d'oro. Appena la pile a chiedere di faccia, quindi la firma, puoce, ma c'è non faccia, ma mi raccomando, usetti non è importante. Usetti è bello. Che ti dice, ma ti scopo, che ti dice scopo, che ti dice usetti è bello, perché è una bella carta, capito? Quindi tu pigli usetti è bello, e giù lisce. Io cosa buoni carte d'oro, poi che le dice, senti, ma ti vedi in forma, cosa? E tu dici, sì, sai, metti da così quando parli. Dice, sì, sai, ultimamente sto facendo un po' di corsa campestre, un po' di corsa col sacco, vado a fare l'acqua e gin tonic, vado a fare calcetto, padel, ma che roba faccio? Minarind! E mi raccomando, quanti chiede, e con il lavoro... L'hai fa il crucetto fegato, Cosimo, hai fatto proprio l'ago a croce, così, capito? Punto a croce, e dice, cammina così, quando dici il lavoro, tu dici, sai, ultimamente, cammina così, ultimamente il neurone dell'inventiva è in grande forma. Come cazzo ti esce così? Cosimo, hai fa schiattare, però mi raccomando, dignità! Madonna mia, la faccio un cazzo, dignità, in piedi, fatta a cagnare, un po' di acqua in braccio, un po' di profumo, fatto vedere la vita fresca, fatto vedere. Cara ci ferma! Mamma mia! Gisella, che piacere vederti! Sì, ci credo molto! Come mai da queste parti? Devo parlare con Cosimo. Con chi? Cosimo! Ci volesse parlare pure, Arsa, sto stai preparando, non toccarsi un chioppo più a coso. Devi uscire con chi? Non mi frega niente. Prima domanda di cose che se può. Devi uscire con una donna, se non mi sbaglio, ma.
non chiappiamo più, sai? Meglio così. Però così ricomincio a vivere e non rompe più le scatole a me. Comincio a vivere? A quanto l'ha lasciato? 2 anni. E chi l'ha cominciato 4 anni fa, amore? Io ti prendo per il terrore, ogni giorno vedo a scrivere un film nuovo, un film nuovo. Non so cazzo, rucchio a paese, discoteca, festine, scene, dove devi andare? Non me ne può fregare di me. Questa mi domanda, dai, è furbosa, e devo uscire con una comitiva di Frenz, ma non mi fa parlare, guarda, che le tiri a Medusa, che si è avvelenato. Chi? A Medusa, a casa di produzione. Ma chi? No, c'era da scrivere i film a noi e noi non ci mai scrivere a me che da dire. Ma raccontare a qualcun altro queste fesserie. A fesserie, che boh, a fesserie. E la me tutto ci ha chiamato, registi così in modo sì. Per voi ci sono 3 produzioni, però non me lo ne mette 3. Non me lo ne mette 3 film, che boh, non me lo ne mette. Ho sto che oli, ma 3. Non me lo ne mette. Così, guarda. Se... Così per me è meno difficile chiedergli i regali che gli ho fatto. Bravo, bravo. Ho bisogno di soldi, bravo. Damiano. Mi serve il Rolex che gli ho regalato. Sto facendo un attimo i bicicletti. Mi serve il Rolex. Ho problemi di soldi. Mi serve quel fottutissimo Rolex. Cisella. E con quale coraggio? Cosa? Con quale coraggio ti chiedo una cosa del genere, vuole morto a chi lo sei? Ma perché, scusa? Come, perché vuoi capire che tutte le cose che vi collegano a te e lui, per lui hanno un'importanza vitale? Ma si hai detto che non gli frega niente di me? Buzio! Tutto fa Antonio! Tutto fa Antonio, ti giuro, buzio! Che faccia lì? Che cos'è? Che nottata che fa lì? A piangere sempre! Piange sempre! In discoteca? Sì, prendi storia che piange, che la... Arriva là a discoteca, sta buono, si può mettere un bracciale, per i ticket, per i drinks. Poi arriva sul bancone, riparla, si mette la nasa là e piace, che bravo agli oraglio, e ci fa una cocca, ma se ingannano questi spiriti là che mi grizzano, ma che mi fa? Sì, alle cene, i festini, le uscite. Santo Antonio, tutto bugio, ti ho detto! Tu volevo fare questo fatto per non mortificarlo, io voglio bene, mi scaverò. E loro che danci fa per te ne ancora amano ogni bombessa padre che hanno affrontato. Che danci a ricerci te. Non si lava. Non si lava. A quando vado a lasciare? Da 2 anni. Oddio, non so, poveri anni, cancellavo. Ogni tanto, quando vengono i festini, ricorrendo Natale, Pasqua, ascia qua di scena, si fa, capito? Ma in mano era un odore tremendo. Io parlavo a notte quando sono tirato la discoteca, non lo tanito, da suo quartiere, siete, a lontano, siete, che sto turbando, che magari, ma scendo, e sta lontano. A gent'aglio, tutti i tamponi, come si avuto. La cosa del, non si sa vestire più. No, sta sempre tutto trasaticciolo, capito? Si mette un guatone, il tappo ciù che si mette a cabello, porre con guatone, cammina con guatone, così. Figli i gazzettini, dice, oh, dammi la fa freddo, metti guanti, che cosa, mi chiede i gazzettini? Tu a mutante, tu a mutante, la mette. La mette... E si la mette in capo. Ha sempre tenuto la mutante in capo. E come faccio? Come faccio a chiedergli il Rolex? Bravo. Ho un'idea. Sì. Non glielo chiedo. Grande cuore. Ve lo vendo. Grande tocco. Come prego? Che ci vuoi chiedere che noi... Che ci vuoi chiedere che noi siamo ai piedi di Pontio Pilato, siamo proprio là? È 1,5 milioni del contratto della Medusa? Fant'Antonio! Capito tutto bugio, ti ho detto. Non dream neuro, non sa che niente, spogliici niente. Quel film vi ha distrutto. E voi tu parla così perché non ti ricordi la scena madre di quel... Non ti ricordi il cammello di quel film, già parla così, quando chi l'arriva sotto il balcone, oh frate, e dice ricordati che devi morire, come? Ricordati che devi morire, va bene, ricordati che devi morire, e chi rispunnetta? Ma fa ancora! Non ti rispunnetta così, tu ricordi, cioè sì, mo me lo segno proprio. Comunque che da già dice, io cerco di andare avanti, mi rabbatto, oppure a cavaccioni, così cammino, avanti, ma Cosimo, Cosimo! Sta proprio in terra! Ci sono mai! Non vuoi stronzo!
Pesca una carta. E questa? Grazie, tu cazzo, mi fai da! Non fu stronzo. Ah, ma come? Scordate. Ma chi è questa graziosa fanciulla? Di meno. Gisella, Gismarona. Di un uomo sapeva. Gisella, quasi non ti avevo riconosciuto. Non fu uscendo, ti dici. Gisella Bacco. Sì. Anche tu? Sì. Ti sei messo in amuolo nel profumo? E quello è per coprire i cattivi odori. Sì, no, no, non gli dar retta che c'ho un appuntamento. Sì, da un psicologo. È una psicologa, roba grossa. Sì, visita te. Fa le visitine private, una maiata. Fa in analisi. Fa pure le analisi, fa vedere. È una veterinaria, veterinaria. Schifo è l'aria, Denis. Il Rolex! Che boh? Il Rolex. Voi il mio Rolex. Siete due imbroglioni. Volete vivere solo di espedienti. Voglio mio Rolex! Tu vedi tu? Ma è una cosa geniale, mi raccomando. Pesca una carta? Ti cazzi, carta, ma basta! Me lo vedo io. Lei da allora me lo vedo io. Ma ti salvo una volta. Gisella! Ma che te ne dici? Che ti posso mai rigere? Ui, la chista! Ma che cavolo? Stavo nudo rilogno, ma c'è pensato la chiave! Non fate degli stronzi che mi fate girare le palle! Sempre stata una signora innamorata di me, sempre. O mi date il Rolex, o mi date soldi, o vi scendo la casa! Con la mafia russa tutto si mette a posto, sempre. Vedi? Il Rolex! Ma scusa, che te ne devi fare? So che il tuo fidanzato te ne può comprare milioni! Non sono affari tuoi! E noi ho il diritto di sapere! Ma perché te ne fuoto a te, scusa, te fuoto? Devo sapere! Il mio fidanzato, come tutti gli uomini, deboli, frustrati, perversi, possessivi! No. Goppa, possessivi ha già parlato. Che dà, io scusa, mai è successo qualcosa tuo, di una doccia. No, perché noi abbiamo il diritto di sapere. No, perché noi vogliamo aiutarti. Volete aiutarmi? Sì. Allora datemi il Rolex, così potrò saldare il debito con mio fidanzato e potrò mollarlo. E poi potrai finalmente pensare di tornare. A casa? A casa mia. Casa mia in Russia? Che non è casa mia. Che era casa russa tu? No. A Parigi? Sì. Non so perché. Damiano, per favore, mi lasci da solo con lei. Ma chi è? Chiedo. Sono io. Che ma perché fa questa luce? Luce come metodo impostato. Ho fatto la luce. Mi è piaciuto, no? Ma lui. Mi piace quasi. Vi lascio da soli. Ok, la posso portare un po'. Arrivo subito, vado a cambiare l'acqua e l'olive. Di lasciarti il tempo alle spalle portando il tempo con te. Ma cosa hai detto? È stronzato proprio, è stronzato. Oggi tu hai giorno fortunato. Ah sì, perché? Perché hai vinto scommessa. Che scommessa? Senti cosa, non cercare di ricominciare, io per questo non volevo venire. Non volevo venire, però sei venuto. Ma ammettilo. Cosa? Che ho bisogno di te? Smettila, sei assillante. Ma per me sei libera di fare quello che vuoi. No, ma sei solo 2 anni che mi perseguiti. E tu non mi conosci a me, capito? Tu non sì. Mi conosci. E quando io dico che una storia è chiusa, è chiusa. Ma se mi hai fatto cercare da carabinieri? Significa, là sbaglio a fare il numero, devo chiamare mia mamma e per sbaglio invece di 112. E per non farmi arrestare dissi trovatemi a Gisella. Volevi chiamare tua madre, facessi 112 e i carabinieri che giravano con le foto via in giro. E quello è quando sbagliai a chiamare mia sorella, io mi sono pure uno. Smettila, siete tutti uguali voi uomini. Ma pure voi donne però. In che senso? Nel senso che dite che gli uomini sono tutti uguali, tutti uguali. Quando avete una cosa tra le mani, non vedete l'ora di sbarazzarvene, ma appena la perdete, diventate pazzi, possessivi. Quando me ne sono andata, non te ne sei neppure accorto. Questo non è vero. Non hai detto una parola, non hai detto altro. Se proprio ci tieni a sapere. Dove eri quando ho sbattuto quella porta? Te lo voglio spiegare. Dove eri quando ho sbattuto quella porta? Dove eri quando ho sbattuto quella porta? Se vedete in porta! E in quella porta ci ho lasciato cuore! Niente! E tu continuavi a metterti tra me e la porta. Cosa dovevo fare? Ma tu vedi che sta porta in su giù, e tu quando dici putupum, mi hai ucciso! Quasi ma... Devo fare
cazzo mi fotti? Ma questo è un bimbo. No, niente, niente. Questo è un bimbo. No, no, no. Avete finito di parlare? Sei tu. Sai? Sì, come c'è la città? E che vedi un svegliamento? Non ti chiedo la pizza. Se vuoi da niente. Niente. Ci taglio con tutti a dell'audio li faccio. Aspettano, mamma mia, lo spiccio. Devo fare doccia. Cazzo me ne butto. Damiano, io mi fido di te. Sì. Tra pochi minuti togliamo disturbo. Togliamo? Sì, io mi ho Rolex. Ah, ma potete pure restare. Oh. Ma vi dispiace? Nel bagno c'è ancora il tuo accappatoio. Tutti i tuoi profumi, eh? Tanto ambrogio da chi luce è. E nella mia stanza c'è ancora la tua trussa. Ma ancora tutto conservato. Mi date una padre e pipi dal cinema, porca. Se ne famo un bicchiere, lo fa tempo impressione. Ti ricordi che la fotografia da mia? Stai con Mario, hai visto coppa a montare. Ho detto, ma fa scalare. Gli sta fatto un monostro ultimo a bar. Voglio tagli, voglio tagli. E se la gente. E là, i russi sono tu. Guarda. Che è un problema. Che succede? È un problema. Non faccio nulla. Che succede? Gisella. Te ne una mulignana. E noi team 3-2 formaca a 4 cazzo ci mangiamo. Dammi a dire il livido. No, il living! Il livido! Ma da parì, ma madonna, non ce la faccio. Mi chiagnere, basta, capito? Madonna, mi... Una pucuntrita sarà, se la famiglia sofferente, basta! Non piangere! Non piangere. Guarda. Oh, è Pedro. Mi butto. Ma muoio chiagnere, se te la butto, mo. Come mi dispiace, Pedro, come succede? Se ne sono già stato braccio, eh? Ma che sono già stato braccio? A pezzo pallone. Ah, un pallone, un pallone. Un appello qua, che andate scippo giù. È madame, voglio, è madame. Ragazzo, te la porta un po' preso, che... Siete fortunati, non ci sta niente da fare. Io questo parlo una cosa, signore, sì. Quando tengo amici, di che le parlo. Andiamo subito al nocciolo della questione. Un nocciolo, vado un nocciolo. Voi mi dovete 150.000 euro, giusto? Giusto, giusto, giusto. E non avete nemmeno un centesimo. Giusto. Troppo giusto. Questa troppo cosa giusto, è proprio vera. Troppo vera. Io vi posso far risolvere il problema. Voi. Saldiamo il debito e in più vi faccio guadagnare 50.000 patate. Ah, è buono. Il problema è uno. Che ce ne vuoi 50.000 patate? Tutto quanto. Non ce l'ha mai. Vai giù. E patate, sono i soldi. Dai, soldi, dai, i soldi. Patate. Io dicevo che era una mugna, 50.000 patate. Non c'è proporzione. Madame, ma siamo sicuri che ci deve essere riuscito? Accettiamo. Ehi, hey, oh, ehi, hey, oh, accettiamo. 50.000 patate, no? Ma che state zitti, fammi famiglia. Non ne manca di fammi famiglia. Somma tua. Mettiamo il caso che accettiamo. Cosa dovremmo fare? Aiuta, questa cosa mi fa un po'. Con meno interesse, con meno interesse. Dobbiamo preparare un film. Ciao. Cosa dobbiamo preparare un film? E quello è il problema, Pedro. Il nostro lavoro. Bravo, diciamo così. Ma come non ti preoccupare, noi già abbiamo dei soggetti che abbiamo, che proponiamo. No, è una storia originale, una nave. No. Il soggetto non lo do io. Ah, ho capito, allora noi dobbiamo solo stirare la sceneggiatura. Stirare, hai stirato? Stirare. Con l'allo. Ah, no, no, dobbiamo solo stirare la sceneggiatura. Allora. No. Quella pure me la do io. E ci sono incazzato, fatto. Non ho capito. Voi me la dovete girare. Ah, pronto, fare, pronto. Okay, parliamo già. Sì. Ho avuto la proposta di girare un film porno da distribuire nel nord Europa. Voi me lo preparate. Io vi cancello il debito. E in più vi faccio guadagnare 50.000 patane. Che ne pensate? Addio, ma che hai capito, Fla? Ma che ne è? Un film porno vicino a me, stai scemo, la gente mi stava a metà, un compagno mi giovane da sala, mi stava come un grande regista, ma che cazzo stai dicendo? Un film porno vicino a me, la gente mi faceva un telefonato, mi faceva così forte da mio, un film porno, addio! E dimmi una cosa, troppo che facessi una cosa che la mia dignità, dimmi la mia dignità, dove me la devo mettere? Rispondi.
Tu tieni il coraggio di rispondere. Ha risposto? Ma è da me, voto di me. E dopo dimmelo che mi interessa. Mi interessa. Diciamo che non ve lo potete rifiutare. Ah, buia, facciamo sta, la facciamo. Dici solo dove lo dobbiamo girare. Bravo, dove? Penso che qua va bene. Cara, le udivane che va in confusione da lì. E gli attori? Monata cosa miz. Guaglio, io agli attori ci dovete pensare voi. Io devo pensare solo ai soldi. Non fa un cazzo, E che marito? E che cazzo. Io voglio una pennetta. Abbiamo voluto mangiare chi? Sarebbe. Il problema c'è stato, dimmi una pulita, dimmi una bella mugnata. Alice, ma poi la pennetta la dici che non petro? No, non ci piace, non ci piace. Alice, la pennetta a questo petro. No, Alice, la pennetta a numero le poche basi. No, ma cosa capito? Voglio una pennetta che le vendo un da. A pentrare. Ti ridi una semmai di ce la facciamo a fare una pennetta. Che cazzo, mentre volo l'acqua, che c'è? Mamma mia, che chissà proprio sono i recuperati. Madame, amici. Ringraziate madame, è tutto merito suo. Fate un applauso a me. Madame, fate attenzione, voi ci defendate, cadete dalle scale! Io tengo questo umorismo inglese che è rilevante! Grazie, una persona normale, questa qui. Con un film porno, no? Con un film porno. E chi ci vuole a forza, ci vuole? Ma la prima volta che ho a Roma. È che lo c'è complicato. A tu Roma, chi si presta a forza? Per quanto riguarda la trama. La trama? Vediamo un cinema già fatto. Dai, io mi metto a copiare i cinemi là. Ma chi c'è? Ma allora, chi ci dice? A chi ci facciamo a forza? Scusa. Sei portata? Secondo me tengo la pressione troppo alta. Tengo come si dice l'impressione che ho preso di avuto perché come si chiama? Padre Pastore, come si chiama? Secondo me. Ma lo tengo l'illucinazione che sta retta a me mi sta guardando. Che mi sta succedendo? Così che crea un Covid, che crea l'epatite C, che tengo così. Ma chi è Padre Pastore? Padre Pastore, usa il tuo cuore che mi sta guardando, me lo immagino come avrò nei miei giocori. La rete è mia, così. Stacca. Come quello tu? Che mi dice prima? Ti fate spumare la paura? Grazie! Che fa però? Io da quando mi conosco, la mia vita è cambiata! Io sono un uomo nuovo! Io sono un uomo nuovo! La mia vita è cambiata da così a così! E io vedo il mondo sotto una prospettiva diversa! Io sono cambiato! Grazie a voi! Grazie! Io da oggi in poi sono un vostro schiavo! Fate di me ciò che volete! Magari? No. Hai creato da porta e ha trovato un uovo. Tutte le sue cose che hanno fatto ogni anno, non credo che hai detto, ora mi faccio una bella frittata, faccio una cosa in aggirata. E poi ti sei visto in cinema, Rosso è un predatore, uno schiavo che diventò predatore. Ma che saggio che già quello te dice? Ma in ogni caso, maestri, plasmatemi nella vostra arte. Io sono umilmente vostro. Giorno fortunato. Esatto, la te abbendate che non so dire, però se ci fai caso si sente, ti stanno usando. Ma non era quella che baciava? Dopo! No, prima della mia conferenza. Ti adduro, dopo ti bacia, gli esce il tema. È una buona partenza questa, ottima partenza. Lo vuoi fare un film? Ma io? Chi dà il video? Che emozione! Non ho dato! Mi rabbia per quanto sei fortunato, tu farei un figlio senza fare la gavetta, capito? Ma chi è il protagonista? Sei tu! Io! Questo non è! Ti spaccano, non mi guardare! Non si guardare! Ma devo fare un provino! No, se ti pigliamo direttamente! Di che parla il film? Di che parla il film? Questa, per esempio, questa è una domanda intelligente che noi siamo predisposti a parlarne. Di che parla il film? Dunque, il film che parla?
una trama particolare. Il film parla questo, parla un po' di il film parla di un intreccio giallo, no, che l'hanno fatto prima, che o giallo praticamente, praticamente sì. Come devo fare, è un film che ti avvicina molto alla natura, è galoppante, è sofferta, perché sofferta? È perché sofferte, come ci lo spiegammo, praticamente devi capito, lavorare, devi faticare, ma sicuramente ci fanno un provino. È un film sociale, il film è socialmente utile. È utile a chi sta solo? Bravo, a chi sta solo, no? Va a casa, sì. Bella 50 pollici, tutti. Metta pennetta al numero lontano. Ci mette? Ah, pennetta. E si spoglia. È perché fa caldo, capisci? Mi spoglio, mette l'aria. Oh. Allora, dice anche che si rianima. Bravo, si rianima. Ma fa capire se voi è un corpo a corpo. Bravo. È un combattimento. È una specie. Ma è sudata? Dipende da te se è sudata, dipende da te. È doloroso, dipende soprattutto da te. Ma speriamo che sia veloce, perché se no facciamo un trailer e lì ma così. Ma prima da Natale. Allora, facciamo io come ti posso un documentario, ascolta me. Sì. Come nasce un bambino? Lo so, in clinica. No, dove? Come? Questa cosa so, ma praticamente due persone si conoscono, sì. No, poi si corteggiano, vanno a bar, se pigliano un nutrito, danno parole, sì. Seguo a colpo. Due persone si incontrano, si sposano e nasce le creature. Ragazzi, tu va, parte, più importante! È fotografia, scusate. È particolare. Tutti insieme, cioè dobbiamo mettere. Cioè, anzi, tu. Sì. Tu personalmente dovrai mettere. Bravo. Praticamente tu dovrai mettere. Dammi a parlare un poco tu, stiamo tenendo, stai l'uomo. Non si faceva capire. Allora, ascoltami, tu in questo film dovrai entrare. Sono entrato. E poi dovrai uscire. Poi entra da ora. Poi esci fuori, ciao. Come si fa bello? Ti muovo da ora. Poi esci, ci fa mamma mia, si fa bello. Come è tutto? Com'è bello, campagnolo.
non lo pensa mai. Voglio, ma sei pazzo, qualche fatto non lo farebbe mai. Dai, domandare lì ci dopo. Ma cosa non farebbe? Aspetta, te lo dico subito, come dai? Tu domandavo perché dice no, è nuovo un pari. Dani, non lo fa. Ma almeno domandare, ma che cosa? Nonna mia. Buonasera, cari cittadini. Ambasciatore non porta pene. A proposito di pene. Damiano! Allora, tu le fornite ogni cosa che faccio perché mi ho avuto sul bastone fra le ruote. Basta con questo bastone! A proposito di bastone. Damiano! Parla tu, guarda. Ma tu dici, sta presto. È una cosa veloce. Vediamo per io. Ci sei. Lo sai, mi conosci, sai che... Normalmente come ci tengo a queste cose. Bravo. So che persona sei, so che non accetteresti mai una cosa del genere, però che devo fare? Oltre a essere mio cugino è anche un mio socio, quindi se mi dice chiedi io... Sto cercando quello che stai facendo! Accorcia! Forza! Ci sei. Tu. Ma fessi mai scelto se sei ma già pensi. Ma cosa ti vuole? Io faccio più buono, io c'è un altro capito, pensa. Parla chiaro, mi piace, mi piace la testa, voglio sentire. Scandisco, tizione, forza. Gisella, ci abbiamo. Tu. Ma per me c'è il figlio? Ma cosa sta dicendo? Niente, non voglio niente! Che cazzo mi domanda sta venuto? Che sto dicendo? Niente! Su di me! Bene, di me! Parla bene! Cosa? Giselle! Tu? La faresti mai una scena di sesso in un film? No! Dipende! Aspetta, capiamoci, Gisella! Non si tratta di sesso finto, ma sesso vero! Ma dipende! Che sesso di vero? Non ti preoccupare, io sono il regista. Per te c'è stata pure una 20.000 banane, c'erano 20.000 banane. Ma guarda, ogni forma di arte, sì. Io la condivido. L'artista deve essere libero di esprimersi senza farsi contaminare dalla vergogna. Dunque, ora manca il terzo componente. Il terzo? No, e stai esagerando, il terzo non la fa! Ma è straordinario! Il seguro soccle non sapevo! Allora il pezzo, poi cerchia. Che stai vedendo? Che stai stormo? Che ci serve? Ma ricordo te patana. Chi se ne ruota? C'è chi piace il genere. Che genere? Genere alimentare. Non lo farebbe. Alice? La faresti una scena di sesso in un vero film? Io. Ecco! Come vivi tu? Come vivi? E te lo punto nel rosso. Quelli. Una letta? Quelli, prima stessa cosa. Ma che stai cagando sei tu questa cara? Tu guarda, devi stare la bocca. Succede la sputata. E allora hanno fatto ancora il modello vecchio. Vabbè, comunque siamo pronti, ma ci passerà. Ciac, motore, azione! Sani sciù, come fa? Guarda niente. Controlliamo un po' d'acqua. Uaiu! Io non è che volesse trasferire nel merito del vostro lavoro, Ma che tipo di combattimento si tratta? Ah, boh, è una cosa tipo. Tipo sumo. Ma come stai bella, frata, ma! Va bene, sì, ma io sono chi ne anzi. E tenga pure che caro sto coso. No, non è preoccupato. Non tengo niente da sotto. Allora mi cagna tu. Ma cagna tu, non vuoi dire niente da sotto. Stai tranquillo, stai sereno, ti stai fissando. Ma che film è? Sei buona, così non ti preoccupare. Ma che fai? Che sta succedendo? Devi uscire quando te lo diciamo noi. Dai ragazzi, non fatelo a lungo, ma quando si inizia? Ma che sta succedendo? E questo cosettino qui sarebbe lo Stallone? No, Stallone non può venire, sta facendo la notte vicino alla nonna. Ma perché lo volevi? Tante, eh? Cosa vuoi tu? Gli da chi sa, cominciarci anche la roba. Siedi qua, siedi amico, non ti preoccupare. Stai serino, capi tranquillo. Mo ti faccio prendere un po' di medicina, capito? Per tranquillizzarti. Come cosa voglio? Tu dici pure che non ti piace. Ma almeno c'è trab. Guarda, se non ti piace, sei ancora in tempo a rifiutare. Non voglio discutere con te. Io vado a letto. Quando siete pronti, iniziamo.
Ma che stai facendo? Che sto facendo? Che allora, nel film, a un certo punto, nel film arrivano i Re Maggi. Oh, bene. Perché viene Natale. E allora a Natale che si mangia? Oh, panettone. Il pandoro. E io sto preparando lo zucchero che tu che hanno tagliato. Manca la chiave. Giustamente, no. Un spacciatore. Salumiere. Ah, salumiere. Era un poco adatto. Mi pensavi a facermi i combattimenti da nero. Assaggialo. Assaggialo un po'. Questa è la nuova tecnica di mangiare il panettone. Si tira per il naso, il panettone per il naso. È buono? Non lo calmo. Ma questa è molto buona. Fuma questa. E allora? Ma non la mia parrucca! Tu devi entrare quando vieni chiamato da me, hai capito? No, io ho già fatto prima! Calmati! Mamma mia! Ma se mi piaciuta la fella corna che baffa! Maronna, quanto sei buono! Secondo me è mai esagerato questa roba. Il piattino esagerato. Era piccolo. Viene con me! E dove mi porti? È un segreto! Vai, togliamo! Carmina! Carmina! Se tu fai schiavo! Ma non pensavo fino a che sto punto! Oh, ma che stai facendo? Mi hanno tagliato manga, chiamo. Cos'è sta roba? Damia, cos'è sta roba? Dobbiamo andare. Gli attori? La Sanai! Sta dentro! Vuoi fare il nostro lavoro? Vai. Sei pronto? Chuck! Motore! Azione! Era un uomo di truce, aveva duro, capito? Abbiamo fatto veramente un capolavoro, guarda le luci, il sound, vieni più qua, guarda qua questa panoramica come intra bella, guarda come... Ma che sono i zizi? No, è sporcato! Non devi sporcare! Questo non è un film porno così, è un capolavoro, capito? Da là, guarda questa carrellata, Carrellata? Ma che sei un culo? Tu non devi sporcare! Tu non devi guardare questi film come li guardano tutti il resto della gente, con l'occhio dell'artista! Questi non è un... Questo film qua lancia un messaggio, perché ricordati che qua dietro c'è qualcosa. È perché non si vede quello che ci sta dietro, Damiano, non mamma si vede. Guarda, come sta piazzata bella, ti prego, però, mamma mia, devo uscire con la terra. Ma secondo te è legale per un prete? Questo è il mistero della fede. Ah, è incredibile, proprio. Guarda, che come questo è un film. Noi siamo i futuri Tinto e Brass, capito? Tinto e Brass. Questo è un film che te ne avrei 3-4 volte, se no. Come ti fai il posto sotto il muro? Non sporcare. Mamma mia, Giselle, come. Ehi, hey, oh! Ma con te poi ci lo sito. Ma
zitto sangue. Aaron è sorda. Alice, cancellata la camera. In camera Alice ti taglia. Ma che? Ti taglia. Comunque non ascolta la storia perché mia sorella ha un talento che si sfonda. Oletto, sfonda proprio. Mamma guarda Gisella come sta bella qua, mamma mia, vieni a vedere, che, vieni, ti ricordi ancora, lo faceva con te questo, lo faceva con te questo, che la fa, sì. Ma che la fa, guarda là, guarda là. No! Non si tosano! È sorda! Alice! La caccia da capo! La caccia da capo Alice! Bella buona annata, la tagliata! Che cosa? Il capo Alice ti taglia! Ma che sei dicendo? Non doveva fare questo! Mamma mia Gisella, ma è incredibile! Oh, avevo finito! Ma del talento! Ma del talento, che cicciolina va a fare spesa, che sei? È una cosa... Vengo subito! Vado un attimo a godere del mio lavoro. Dove? In bagno. Guardi qua, guardi qua. Sono su, fammi tu bagno, Alice. Mamma mia. Facciamo serva. Comunque abbiamo lavorato bene. Sono tutto agitato sto. Ci meritiamo una bella vacanza. Prima di fare il prossimo film faremo un bel viaggetto. Sì, ma prima di partire mi dovete pagare. Guarda, io ti devo fare un applauso. A te Valente. Se lo fa aspettare tu mi terrai a porta, perché quello ormai, pesci solo li può andare a vedere dopo di te. Sei bravissima! Sei bravissima! Brava! Una professionista proprio, una professionista. Dimmi, ti faccio vedere l'opera, vedi? Abbiamo un semplice PC, poi lo vedremo sul grande schermo. Oh, quando arrivi ti prendo la mamma mia, non voglio pensarci. Non voglio pensarci, guarda qua, eh? C'è poca luce. Ah, volevi più luce, volevi venire meglio, ti volevi far vedere meglio, sì. Ma cosa vuoi? Che cosa vuoi? Ti sembra onesto quello che hai fatto, sì? Ma sì, io ti che parlo di una storia. Voglio, ma non è che disturbo il cammino. No. Sì. Guarda la pacchetta, ti dico d'accordo. Sì, ma quello che ho fatto non è stato bello, sì? E allora cosa vuoi? Allora cosa vuoi? Fammi sentire bene. Cosa vuoi? Quello che ho fatto non è stato niente, va bene, sì signor, hai ragione. Ma cosa vuoi? Cosa? Bicchiere d'acqua vuoi? Vado a prendere. Ti lascio subito, un attimo. Secondo te cosa ho provato vedendo il film? Ma ti sei chiesto perché mi servono questi uomini? No, non me lo sono chiesto. Perché non hai le quali? No, perché sono sempre stato discreto nei tuoi confronti, Giuseppe. E io ti amavo e tu eri una responsabilità che non riuscivi a gestire. In che senso, scusa? Ecco, mi sono tolta dallo stomaco. Te lo hai tu e mi sono film un po' posto, ma che ci sei? No, pazienza. Dalle buone sono la pazienza. Ma vuoi finire o no? La vuoi finire di fare il cane di pecora? La vuoi finire? Ah, no, pensa che tu non ti stai, scorda te. E tu non mi puoi criticare nemmeno tu, la verità ti fa male. Guarda come sta zitto. Lui, calmati, fermati. Ma che è questa situazione, fermati. Mi posso fare una domanda? Che vuoi fare la domanda? Quell'attore che ha fatto il film con me, dove sta? Ah, non lo sappiamo, perché? No, niente. Aspetta, sta straccia, sti palla che tiene, aspetta. Non è che ti fosse innamorato? No! Eppure si fosse! No, è impossibile, ascoltami, capito? Quello non ti può avere a te, non ti può avere! Quello già mi ha posseduto! Sta posseduto, state zitta! Che vuoi fare con quello? Neanche quello si deve... sta coppia in montagna, sta chicinocchi di prete, sta battendo vita così, capito? Ah! E se poi lui si è innamorato di me? Si è innamorato di me, chi? Voleva sapere se mi pensa! No, speriamo che non pensa! Posso fargli qualche volta una telefonata? No, vuoi telefonare? Non devo mettere un telefono. Perché? Ma prima questo perché ci stiamo sbagliando, a chi vuoi telefonare? A secondo! Uno! Ce l'ha presentato! No, non lo puoi telefonare. Una volta! Ma non lo puoi telefonare, mai più. Due volte! Mai più, uno lo puoi, che mi chiede telefonato già! Oh, tutti i giorni, ogni minuto! Dimentica quello, capito? Quello è un uomo che fa un lavoro pericolosissimo. Sta sempre di cose scuro. Insomma, ti deve venire in capo, tutto terra, dice, poi cade, tu sei geloso! Io sono geloso, io sono geloso. Sì! Perché sai che l'uccellino sta per mettere le piume in papà da casa? Allora, a parte il fatto che sei tu sei l'uccellino. Olido, quando da essere? Intendo. Che non esiste albero per quel nido. Ma poi tu non puoi mai volare. Perché? Perché non puoi volare? Sono troppo ingenuo? No, sei troppo pesante. A meno che ti mettono male i Boeing sotto, basta. Ma perché non posso avere una vita come tutte le altre donne? Oh! Questo momento di autonomia non lo fa bene a questo. E cammini. Che sono tutti? Un campanile. Ma qua la campanile. Sono le campane che sono in festa e dei patani. Mi sa che sono rubati 50.000 patani. Ma
Pedro! Pedro! Buongiorno Pedro, ragazzi! Pedro. Prego, comandante, prego! Eccolo qua! Un terzo applauso! Sapete chi ci sta là dentro? No. Chi ci sta? Ma dai! Poi non so fuoco! Ho una questione, perché ha rugnato l'andino? Quella ha rugnato, quella si trasforma! Ah. Adesso si è trasformato in moneta da 100 euro, formando un unico corpo da 100.000 euro. Uno pizza! E Pedro, ci togliamo un chiaro! Voglio, allora come sta venendo? No, guarda, Pedro! No, perché l'abbiamo fatto noi, ma noi siamo i migliori registi del mondo, perché vabbè. È venuto un capolavoro. E le attrici? Le attrici. Ci sta la prima attrice, la protagonista, ma è una cosa esagerata, guarda, una cosa... Che è un mostro. Dai, di bravura, un mostro di bravura, ma concentriamoci sulla prima attrice. Ma tu non ne hai idea, ma quello facetti panoramica è una cosa proprio... Senza pudore. Quale pudore? Che sta mancando a ste cose? No, invece in realtà io l'ho vista pure troppo pudica. Quello sembrava quasi che non lo volesse fare. Che figa di dentro, una ruoletta, una ruoletta. Una tigra? Una pantera. Una zoccola. So che li femmine che ti fanno perdere la no, poveri gli uomini che le stanno vicini. Sì, sì. Comunque voglio vedere il film come sta venendo. Voglio la pennetta. Ti ho dovuto prendere la pennetta. Ad intrattini a Pedro. Caro Cosimo. Caro Cosimo. Allora, questo film sta aggiustando un po' le vostre cose. Diciamo che ne sta aggiustando alcune e ne sta guastando altre. E perché? Abuso cose personale, Pedro, lascia stare, poi ti spiego. Ragazzi, i soldi. Ci sento! Pedro! Ci sei! Pedro! Ma avevo conosciuto così tu da culo, come funziona? Pedro è mio fidanzato! Mamma Carmana! Che c'è a fare? No, possiamo spiegare, Pedro! Sì. Eccolo che comincia a sentire tutti! Stai zitto tu una buona volta, fai parlare gli altri! Hai ragione! Pedro! E fai parlare un poco pure agli altri! Hai ragione! E allora dimmi, che c'è a fare ancora? E ti cavolo io parla tu, se mi sbaglio! Insomma! Teso! Che ci fai tu? Mi fai male! Andiamo a casa e te lo spiego! Non devo! Allora? Sono miei amici, li ho conosciuti quando facevo l'attrice. E tu ti permetti di andare a casa di persone senza farmelo sapere? Tu stamattina mi hai detto che andavi da Asterisk, insomma, quella che ti fa mani e piedi, l'estetista, ecco qua! Quella mi ha detto che andava dall'estetista! Infatti io ci stavo andando, l'estetista è qui, nel palazzo! Ci sono estetisti nel palazzo. Tre estetisti ci stanno, vero? Un primo, un secondo e un terzo. Inacca, muova. Non a te, cretino! Lo stellare! Non fa luccare il suo carattere di merda, tieni sotto sì. Io devo essere informato di ogni tuo spostamento. Ogni cambiamento di itinerario, mare, montagna, spiaggia, pianura! Se tu devi andare a pianura, io ne devo essere informato! Cazzo, la fosse pianura, quello che vuoi fare! E poi, ma pennetta! Oh! Scusa, pennetta! Oh! Ti presento Giuseppe. Buonasera, Ataccio. Poi ci sta, beh. Lo conosci? Tutti e due loro, stanno insieme. Questa è una cosa, Assentata. Lo potevo chiedere in campo tra i pregi. Mi siete meglio, perché questa notizia mi ha un tantino scombustolato. Insomma, tu sei Asterix. No, ti abbiamo fatto a battemanni. Tu sei l'estetista. Sì, quello è Damiano. È proprio l'estetista di Gisella. Gisella! Oh! Quell'unghia incarnuta va curata! Mica visto il suo piede nudo! Ma amore di quale piede un piede nudo? Noi siamo professionisti. Noi ci mettiamo bimbo cosa a tirare e poi operiamo. Sulla mano, sulla mano, scusa signor Sciacquo Fresco, Pedro. Quindi tu, lei è il fidanzato di Gisella? Fidanzato? No. Ah, no, e allora vediamo sta cazzi per me. Ma come sta giocando con quasi? Io sono il proprietario di ogni centimetro del suo corpo. Padrone incontrastato di ogni particella del suo respiro. Siamo di cazzo. Possessivo. L'amore di Dio. Innamorato. Innamorato, però l'ho pensato. Niente. Innamorato. Io sono una persona. E l'unica proprietaria di me stessa. Sono io. Non ho paura di te.
Sono venuto a trovare il mio ex fidanzato. Lui? Ma che? Oh, un anno. Allora, mi chiacca, esci, mi chiacca, un anno. Quella che l'hai conto, lui sta là. Dignità, insomma, oh, dignità. Tu sei il suo ex. Ma 7 mesi, cioè. Una meteora proprio. Mi infastidisce. Mi angoscia. Il solo pensiero che tu l'abbia vista nuda! Ma tengo una capa in merda, chi sa ricorda che? Smettila di fare un mafioso dei miei stivali! Lui è mio ex fidanzato. E me? Che problema c'è? Può essere che tra di noi c'è ancora del tenero? Nenne, ma di cazzo tu sa? Ma che sa quello? Hai ragione. Sono stronzato. D'altronde cosa mi potevo aspettare da te? Chiamano poco a Gigino Meccanico. Che cannella, cavolo. Se non fa. Ma non fa da lo sparello. Basta! E poi tu. È venuto fa sasciute, cavolo. Non fa niente. Tu si ribelle. Ma piace. O sai che mi piace. Però loro due voglio fare un avviso. E da te voglio una garanzia. Kate? Voglio un avviso di garanzia. Nessuno di voi l'ha mai visto. E chi l'ha vista non se la deve ricordare. Nessuno deve sapere che esiste. L'Adam sta bene. Non esiste, ma è vediamo l'Adam sta bene. Ma cavolo! Come serve un computer? No, 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 mi scrivere a me. Ma non parlare un utente, chi non l'hanno consumato, aspettate. Ma è la tua, eccolo qua. Utente un computer. Ma la voglio vedere subito. Qua te la vuoi vedere? No, no, in macchina, ci siamo, c'è. C'è un mio eroe! Oh! Ma che c'ha fatto? Vince la fede. Sì, ma ti vedi agitare la regia, sei senza cuore proprio. Ma mettilo su cadore, la regia non sei. Ma vedi questa agitazione che dovete partire? Ma io paura sai. Sì. Ma come mi tarata, ma fa che lì cose. Io tenevo le allucinazioni. Voleva Raffaella Carrà che baffo. C'ho stevo. Ma fa senza baffo. Io me ne avevo mosso. Sì, me ne avevo mosso. Insomma, io sono venuto qui per chiedere scusa per le ragazze e io voglio implorare il loro perdono, ma voglio mettere in ginocchio e far capire che ho sbagliato! Pastore, ti voglio parlare! Non ti preoccupare, sono ragazze che non ci tengono. Cazzo, non ci tengo. Che ci tengo? Io che ho fatto un film come mi chiamo ogni 2 ore, ma io volessi sapere, ma chi c'ha la razza? Non volete la cosa? E poi volessi sapere pure un'altra cosa. Ma quando è che ti visto tu anche la vogliono che capire biondo lungo? La vogliono è cosa proprio, ci volesse parlare? No, ci vuole parlare. Scusate, ma perché ci vuole parlare? Che ci vuole? Ci volesse parlare, ci chiede lo scudo. Ma chi? A tua sorella, chi? A tua sorella? No, mia sorella, è una sorella che è una monaca. Una sorella monaca? Ma ci vuole sesso con la monaca? Ma che sorella? Arriviti qua, ti prego, ma chi? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. L'hanno fatto come da beneficenza. Ma è una causa nobile, hai capito? Per il bambino africano. Bravissimo. Ma la beneficenza si faceva che sagra, che concerto, che partite calcetto. Ma tu vuoi mettere come dire una partita di calcio e come dire un cimo pornografico? Ma gli amanti del calcio sono tanti. Ma tu sono già sai cosa sai. Il mondo mi cambia sotto gli occhi e nemmeno me ne accorgo. I film porno per beneficenza. E va bene. Se sono stato scelto anche io per questa causa nobile e mi vengono gli atti puri! Ma non si giurava lì, sei stato scelto per giurava lì, finalmente che la dicono che la va! Ecco qua! Uè, tenetevi presente se c'è stata beneficenza fa! Io sono sempre pronto a un numero di autorità! E
salutatemi quella santa donna che dona il suo corpo per il prossimo e per i bisognosi. La nafa vergine beata. Martire beate. Damiano, dovete scappare. Madonna, la ringrazio a nome di tutti. Io sono scappata, ma appena se ne accorgerà farà una strage. Prendete su, io chiamo amici per raccoglierci. Ricordi che abbiamo amici. Se non è con molto tempo, potrei sapere chi è te? Che è beh, il fidanzato. Della monaca? Della monaca, no, no, è della madre superiore. Della madre superiore. Monaca, ma la madre superiore. Massimo, perché ci state sta facendo la valigia con la mia? Evidentemente devono partire. Devono partire? Madonna! Amore! Ma chi? A te, amore! Signorina, evidentemente ci deve essere un equivoco. Ma quale qui, qua, qua? Ma che se la posso andare? Qui, mamma, la madre! Glielo dica anche lei che non posso appartenere! Alice, smettila, non è il momento! Lui non può essere tu, perché? Sei tuo? In un certo senso. Cosa ha lei più di me? Facimelo tu, sono ragazzo. È inutile che mi nascondete, tanto non mi scapperete! Allora, mi scelgo, mandare la porta. Mandare la porta, io non è che sono un tecnico. Ma però, ma non la prendo. Ma diamo un po' di... State fermi, Pietro! Ferma! Tutto il cast al completo! Buonasera! Alzate le mani! Mentre uno mi può giudicare nemmeno la verità di famoso! I vaccini a tutto uguale! Dunque, scriviamo una prossima sceneggiatura. Dunque. Punto! Punto. Io non ci scrivo niente, perché... È la terza volta che vado in farmacia. Salve. Dimentica sempre qualche cosa. Sì. Ma non c'è più spazio qua dentro. Ma questa cos'è? Credo. È una pistola! Ma la pistola, tu puoi la pistola, è una cosa che assomiglia alla pistola. Che cattato, fammi sentire che cattato. Le piene per quasimo e altri medicinali. Ah, si capito. A proposito di problemi. Sì. Pedro. Sì. Ha chiamato. È una novità, gridiamo 4-5 volte di urno, poi. Ma dove era? Minacci. No, avevo previsto era 0029. Sì, minacci, chiamo, minacci, chiamo qua ormai. Come dobbiamo fare? No, chi sei te lo dissi? Lui. Sta tremando il telefono.
Pronto? Ah, lei, buongiorno. Sì, buongiorno. Un attimo, stai chiamando cose, voglio una cosa. Sì, sì, buongiorno. Sì, sono io, Damiano De Santi. Sì. Tutto bene, sì, tutto proprio. Un attimo, stai chiamando cose, uno, sì, 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 domani, un attimo tu, c'ho la polacca che lavora con me, fai servizio, un attimo. Vai subito di là, Slovenia, vedi là, Slovenia. Sì, ti l'ho mandata via perché non voglio che sente gli affari miei, diciamo, da fare, capisci? Sì, domani ho l'aereo alle 14 per venire da Milano da voi. Come mi faccio riconoscere? Vai, sarò vestito da regista, avrò il cappello, la sciarpa, tutto nero, così. L'aspetto, c'è la Madonnina. Troppo in alto? Ma faccio l'aereo là direttamente. Ho fatto una battuta, sono molto comico, molto comico. Sì, allora aspetto, c'è la scala, grazie, a domani. A domani, grazie. Chiama un po' casa, dopo tanto nero, un po' di bianco. Complimenti! Ma che capire? È una struttura niente. Ho capito. Niente, è importante, ci sei a Medusa non sto chiamando, niente. Ma a proposito, gli ho mandato una sceneggiatura, l'ha accettata, e viene a capo, ci può film, la Medusa, hai capito? Ma non vuole sceneggiatura. Una cosa la mia, una cosa nuova, non ti preoccupare. Ma di cosa parli? Fatti cazzo tu, una patua per uscire, non ti preoccupare, una cosa nuova. Damiano, sì. Non devi dire a Cosimo. La vita va avanti, è vero, ma prima sarai sincero con lui e nessuno ti potrà biasimare. Ma quando io dato cercato, non ce la faccio parlare, no, non ce la faccio. No, Damiano, lo devi fare. No, puoi dicendo tu. No, glielo devi dire tu. Non ce la faccio. E cosa mi deve dire, Damiano? Madonna, ma Righi, tu non ci vedi, no? Non ci riesci, tu devi andare a sentire, ti garantire, chi ti sono, non fare. Amore, ti ho comprato le bende nuove. Ah sì, con queste si vede meglio. Battuta, rido, devo ridere. No, non rido. Dai, aspetta, amore, devi prendere i soldi delle bende. Amore, dai, ma smettila. Lo sai che le sta fissa. Su queste cose qua. Il 30-40.000 rirebbe dentro la foto, però come auspicio della sacca, l'uomo. C'era proprio fastidio, capito? Era destino che sarà tua sta cosa oggi, dimmi. E che resta? Ciao, oh, tiraro vai! Dammi che stai una pistola? Non è niente una pistola, è una cosa da stupire. Dammi che ha fa cazzo. Non c'è niente, ti preoccupa. Vieni a qua, parlami un po', che ti accompagni. Ma che mi accompagni? Ma che mi accompagni? Sta casa conosco a me mo'. Ehi, ho perso la vista da 6 mesi ormai. Ho detto, questa casa la conosco a me mo'. Meno male, andiamo a fare. Sei arrivato. Tutto dicendo, a cazzo bastone tedesco. Niente, fanno orgogliose qua. Niente, aspetta un momento qua. Ma posso mettere a fuoco che sì, a me non mi ha domande, ma 104, fra domenica. Allora, forse, che mi devi dire? Io ti voglio bene, tu ti voglio bene. Mi sembra cresciuto come tuo frate. Io ti voglio bene. Io ti voglio bene, Damiano. Che da già dice, che è nuovo, questo palazzo è nuovo. Sì, se uno deve fare un giro coppa all'attica, no? Ma più all'aereo in doccia. Ma perché mai giungere con l'aereo? Ma è là con l'aereo, è perché sta troppo calda e fuori, appesa, troppo i barili architettonici, capito? Mi ti voglio bene, capito? Ti voglio bene, dammi. Oh, mia bella Madonnina! Niente, così si chiama, che le cacugia calda, si chiama signora Madonnina, a Milano. A Milano? Milano. Che cosa? Sono qua io e Milano, andavo a Milano. Milano. Con l'aereo, cose, ma perché voglio un quarto piano? Non ci può trovare un quarto piano. Sei di handicap, capito? Ma io non voglio un quarto piano. Con l'aereo. Con l'aereo? Non ci sto chiuso, cade che con la caldà e cose. Amore, che mi deve dire Damiano? Amore, ma se te lo deve dire Damiano, perché lo chiedi a me? Io lo sto chiedendo, come guarisci? No, vado a farmacia, ci vediamo dopo. Va bene, amore. Ah, amore, tornando, mi puoi comprare qualche CD? Cosa vuoi? Non lo so, scegli tu, magari qualcosa latinoamericano, qualcosa che mi ricorda il tuo volto, un volto di salsa. Te la faccio tu, Bucacci. Va bene, piccolo, a dopo. Ciao, amore. Chi si aspettava? Ecco. Si aspettava da me. Allora, ferma, gira, vieni. Stanno a paura di cagare veramente. Metti le mani così, toccami. Ok, chi si aspettava? Per riconquistare Gisella avrei dovuto perdere la vista. Tu sembri che la luce dei tuoi occhi. Le danze. Le danze. Quattro battute. Quattro battute. Tu soltanto? Se c'è normale, voglio stare. La trovi la seggiola. Guarda, ti ho detto, lo conosco a memoria questa casa. Ecco qua. Uè! Mostro
Vuoi vedere se è cotto? Se dici vuoi assaggiare, vuoi assaggiare se è cotto! Che delicatezza! Fammi assaggiare. Yeah. È cotto. Hai visto buono? Ha ragione. Tu magari hai visto buono cino a chi ti la roccia là? Ma dai, che puzziere mi toccava! Mi puzziere in casa! Mi sono i 204 a casa, mi sono ammagliati di... È ancora innamorato. È ancora innamorato. E chi? Ci vado a prima, andiamo. Non pare. Sono assettato, dammi. Anche un bastone, non andiamo, guarda. Oh, ehi. È arrivato secondo. E prima chi è arrivato? Scimmisetto. Io sono qua per parlare di una cosa seria. Io non posso essere infortunato tutta la giornata. È tutto io, Alice, tutto io! Ogni tanto la speculetta pure ciò, Camerun. Dovete vedere, che dovete? E c'è Alice da Damiano. Perché tu non puoi vedere. E io mi distrago. Ma che nome chiama Alice, Alice pomeriggio, Alice a sesci? Tutto il giorno, che mi riassumbi. Ma che non è, come chiama? Non è che parla solo. No, che fa? Che fa? Sono spiglia. Sono spiglia. Si mette in dove lei fa. Oh. E io sono un po' attaccato, quindi attacco. Non sa mai. Se gli attacca, che il poi mi chiama di 100 volte, allora io penso, è meglio che la faccia sfugare. A questi stonco libero almeno qui una mezz'ora. Scusa, ma una domanda, ma non puoi dire che sei impegnato? Io impegnato. Io sono un prete. Un prete. Io almeno ufficialmente sono un prete. Ma comunque ci devi parlare. Perché non ci puoi dire lui, coraggio parla con quelle che io devo. Tu devi mostrare del tatto, perché è una lunga storia d'amore tra di voi, deve finire, va bene, finisce. Però glielo devi dire con calma. Pensa pure che avevate preparato già il matrimonio. Sì. Io l'avevo chiamato cantando la tornata. A Toni Colombo mo ti porto l'altra, hanno arrestato, poi ma può venire. Quindi tu vedi sta scutrice, Toni Colombo hanno arrestato, non ci potevamo sputare più, diglielo, capito? Uno del tatto. Cosimo, andiamo a chiamare Alice, fammi compagnia. Bene, io faccio il tuo pastore tedesco. Non fai un altro, eh? Non ti preoccupare, te la faccio venire tu. Sì, e fai. Ma che da cazzo non lo dica tu? Tu te la faccio, sto testa a te. Alice, c'è una persona che desidera parlarti. Alice? Alice? Io e te dobbiamo parlare! Quant'è? E io che culo 5 centimetri, 130 centimetri! Oh!
Come sei banale. Insomma. Ecco. Che cosa? Questo momento mi ricorda Tommy e McGraw sull'Empire Buildings. Allora? Nel film Insonnia d'amore. Un incubo? Sì. Sì. Che parlavano solo con uno lungo sguardo. Ecco, questo mi ricorda questo preciso momento. A me in verità mi ricordo il più indiscutibilissimo videoclip del maestro Mario Merola. È bello magna. Ecco, io mastico molto cinema. No, Alice, tu mastichi molto in generale. Basta. E scia indo sto cinema. Io sono un prete. Avrò i miei vizi, le mie passioni, ma io ho una missione come San Francesco. Ah, come nel film di Mickey Hulk. Scendo cinema. San Francesco parlava con gli animali. San Francesco. Per non farli sentire soli. Sì, essa parlava con l'uccello e i balli che vorca. Ti lascerò. Ma non sapevo. Ti lascerò. Ah sì, questo mi piace. Come si salutavano gli amici miei alla stazione? Non mi ricordo, non si salutava. Nel film. Sì. Addio. Hai visto che parte da tua? Ah? Va buona. Se sei profuma, basta con queste confusioni, basta! La crisi epilettrica dopo. Lui non ti merita. No. Vedi te apprezzato solo il tuo lato esteriore. Guardate, guardate tu. Vedi te ammirato solo le tue curve. Guardate te, guardate te. Lui di te ha apprezzato solo la tua bellezza. Ah, voi, ce l'ho tu, guardate. Vai Alice. Metti a cucinare. Tagli che il capitolo, mangia a mangiare. Vai. E fa la scivola carina all'acqua. Tutto a posto? Tutto. Ci hai detto? Dice, mi sono poche musi. Ma fa capito che si muscoli per non dire. Gli ho trovato delle verità. Sì. È stato un tratto abbastanza lungo. Sì. Facciaccio fatto. Mi dispiace che tua sorella ci sia rimasta male. Dai, ma io sono un prete. Io non posso cadere in questi peccati. Bravo. Gli atti impuri non posso commetterli. Gli atti impuri sono i peccati più gravi che un prete possa commettere. Però se tu mi devi portare film e beneficenza, vai. Sono a disposizione. Vai. Tenetemi presente. Cosimo, non ci perdi mai vista, mi raccomando. Lo so, sono un coglione. Ciao, Cosimo. Ciao, la mia. Andiamoci a prendere un caffè. Ma tu caffè, dimmi, siamo pigliati. Oh, udi un bastone, che fa? Vai, vai, a destra, gira, la calo, fiolo, vai di là, vai di là. Oh, lo che sembra a me. Chi è? Momento! Cosimo! Vieni qua di oggi. Piano piano! Oh. A patanza ci ho fatto io! Vieni! Prego! Qui! Oh. Pronto? Pedro Maron, nominato te! Sì, ci devi uccidere! Ci devi uccidere, Pedro, ho capito? Fammi solo un piacere, quando ti decidi, avvisaci che noi ci facciamo trovare a casa, capito? Sì, esatto, tu! Ciao, Pedro, ciao! Ma che è? La solita scocciatura di Pedro. Pedro? Tu ti rifiuti da lei per male. E che te ne? Uscita la prova. Ma non mi sta capace. Sta capace. Ma non è mio. Come si mette? No, aiutami. Allora mettiti vicino a volte. Tu fai il palo. Appena mi rimanimo per un fischio, va. Vai. Ci stanno problemi. Che? Non so ci fischia. Guarda da cosa. Si strunz. Che? Come faccio male che non c'è? Hai ragione. Allora aiutami. Allora io lo faccio tenere là. Dove? Là dove? Sul divano. Vediamo dove sta il divano. Vieni, ti accompagno. Tocca il divano. Tocca. L'hai toccato? Sì. Mettiamoci a punti partenza. Dove il divano? Qua. Andiamo di cazzo. Calma. Guardami. No, scusami. Guardami. Io lo faccio vedere, vieni qua. Tu prendi questo vaso, toccalo. Sì. L'hai toccato? Sì. Fammi vedere dove sta il vaso. Dove sta il vaso? Gira, dove sta il vaso? Si strunz, stacca. Siamo chi cazzo. Allora, no. Vediamo fuori in gamma, no. Oh, hanno processo. Ammazza. Buonasera. È il muscolo. Allora è vero. Un piccolo danno l'ho provocato. Non ci vedi più. Ed è la giusta punizione per chi ha visto troppo.
La legge del taglione, occhio per occhio! 64. Prego, ma prego, accomodati, prego, prego. Ma quanta gentilezza per chi vi sta... Figura di Dimitri lo dovrà uccidere. Dobbiamo morire, stiamo facendo l'uovo, stiamo facendo l'uovo! Alzati, basta, come c'hai, basta. Pedro, guarda quel film è molto... Guarda di chiaro. Vai, Cosmo. Chi ti abbietti così mo? A Spadangelo, signore, siete proprio già ho delito, signore. Calma. E che volevi fare con quel vaso? A parte accelerare la signora. Andiamo. Che pure un po'. Te lo volevo rompere in testa. Allà, te lo volevo rompere in testa. E non sei in condizione. Ho saputo che Gisella è tornata con te. Forse per pietà. Ma queste cose non andrebbero dette. Ma Gisella non la puoi vedere più. E chi te lo dice? Penso. Io ci sarà la vedo meglio mo che prima, perché io ci sarà del cavo io e nessuno la potrà vedere come la vedo io. Gisella è mia. Ma guarda, ma è stata zitta. Ma non è manco stata la tua. Manco la mia. Gisella non è tua, non è mia. Gisella non appartiene a nessuno. Che è sta scena? Gisella appartiene solo a se stessa. Vorrei che Acci. Spa. Non fa male. Ma cosa fai? Gisella con le buste della spesa in mano. Ma io che devo vedere più? E ringrazia a te. Facciamo un patto. Un patto con te. Io i patti li stringo solo con persone come me. Se vengo con te li lascio in pace. Forse lo potrò fare. Gisella. No, ragazzi, meglio così. Non vi lascerà più in pace. Io vengo con te. Tu giurami che li lasci in pace. A queste condizioni forse potrò dimenticarlo. Ok, preparo la mia roba. Gisella! Damiano, è meglio così. Diglielo anche tu, sì. Per piacere. Devi andare. Ok. Bravo, Damiano. Ci sei via la roba dopo. Preparo la mia roba. Forse non hai capito niente. Aspetta, un po'. Forse non hai capito. Sei tu che devi andare, hai capito? Vai via! Adesso la so. E che vuoi fare con quello? Ha visto di uccidere! Vai via! Mettine qua mi sparare! Dai, sparo, io! Hanno ragione loro. Io con te non vengo. Mi fai rivoltare la stomaco. Spara! 1, 2 e 3. Una volta che hai sparato a lui, hai sparato solo ma all'anno in te. Ci vuole parecchi proiettili. E stiamo qua. Questa la signora a fianco è stata tu che ci vuole visto. Dopo che la vecchia la botta butti la cara. Poi butti la bacia che l'ha vista lì e poi Petri, col buco riesce. Andiamo. E chi ti ha visto mai? Io potrei uccidere, ma non lo faccio. Gente come voi, Princessa Spitz, va fuori una donna che ha solo pensiero di stare con te, la vuota stomma, e manca Cessa Spitz. Ma che voi credete? Che avete vinto voi? Gente come voi non vince mai. Ha già perso troppo tempo e denaro. Salta buona, vinceremo. Però una cosa la voglio dire. Sì. Io ho visto il film, l'ho visto. L'ho visto e rivisto 100 volte. E chi le posso dire, capisci? Vi voglio dire, se potete, solo se potete, ma cagnatemi stima.
Mamma mia! Ma che capite? Ho girato a chi ho visto, ma non ho papà di che mi ha dato tutto! Mi si dà la pressione, mo dammi a sentire! Mi ha dato la pressione, non chi lui dopo lavoro, non mi ha fatto niente! Oggi ma che è stupido di casa? Lo sento prima, è una raparta tua però! No, sto sento, sieto! Ma sto cagato sotto, ma non sono chi! Vera, dalla cucina, vai! Va per dire! Chi è? Alice! Lanzo, ma voglio morire! Devo morire! Sto impazzendo! Hai capito che stai facendo? Che stai facendo? Sono le vaccine con gas! Ali, ma tu sei pazzo! Bravo! Ma puoi accendere a te? Quanto gas ci vuole? Ali, così impazzito! Voglio morire! Vieni qua! Da oggi ci penso io a te! Bravo. La tua vita cambierà da così a così! Libertà, indipendenza, uomini, quanti ne vuoi! Ti farò vedere io. Veramente faccio come fai tu poi. Ma se posso farlo io, perché non puoi fare? Perché mi manchi la mia propria in un po'. Ma quando mai? Andiamo. Dio vado, vado a farmi bella. Quando saranno in e lì andiamo lì. Se noi vogliamo sedere un po' come parlare. Allora stai lì. Allora stai. All'urto. A farsi bella. Ci ha già spiegato. Sediamoci un po'. Sì. Vediamoci un po', come capi come fa essere questo fatto in Milano? Ma questa mano, la guava. Come faccio a sapere questa cosa di me? Come faccio a sapere questa cosa di buona? Ma c'è stato un po' braccione. Ah, non c'è me, un braccione. Allora, io voglio capire una cosa, prima di spiegarti come lo so, voglio capire, per te è normale che tuo cugino è diventato cieco, tu accetti questo posto, vai a Milano, mi abbandoni. Questo è un momento della mortificazione, ma che c'è fatto? Tu stai cucicato, tu mi chiami, non mi vuole a me, tratti, però è a me, no, che cazzo fa? Dice no, devo dare un calcio alla fortuna, allora non accetti. Allora, non ti preoccupare. Perché la Medusa ha già scelto, ha pigliato pure a me. Pure te. Ehi. C'è mandata la sceneggiatura. Tu che sceneggiatura c'è mandata? La cosa era troppo bella. Però non mi cubiamo perché ci è mandata una storia bellissima. Ho inventato la storia di questi due registi, un po' fallita, così, Chiriri e Bata, che vengono convinzionati da un malavitoso di fare un film porno. E chi pigliano a fare attrice protagonista? Hanno innamorato un malavitoso. Tu che hai scritto tu? La stessa cosa tu. Ma non ci dà. Ho buttato l'occhio nella cosa, capito? E chi l'ha scritto a te? Io dettavo e Gisella scrive io. E mano via pure a me. Annette la sceneggiatura, sì. La firmiamo tutti e due. Sì, però la regia la firmo. La firmo io la regia. Bellissima sta cosa. E dimmi una cosa, il finale, come. Io ci ho messo un finale drammatico. Allora, sempre sti cose appunto lì. Comico, c'è un finale comico. Ma fare una cosa originale, non cadiamo nel banale, come dai? Ma buon panino, devo finale, devo puntare a mattina, ma casomai lo scegliamo in dire. L'unica cosa importante, sì. Damià, è con questo film, facciamo una botta esagerata. Hai ragione, l'importante è a botta. Ma che è questa musica? Cazzo? Quando mi vuoi, mi raggiungi a basso prezzo, 20.000 per pagarti quel tassi. Ci può mettere mezz'ora, qualche bombere vicina sanità. Stai sempre a cavolo, se lo farai. Troverai una spiegazione, o capito che è diverso insieme a me. Io che forse parlo male, tu hai fornuto poco l'università. Che differenza c'è? Si ha rompendo che mangiando sempre te, si girando sempre a tavoli mamma. Si ci piace le canzoni, quando sono napoletana, si va a sciare un mamma, mamma, di papà. Vendemi questi quartieri, quando non esiste sole, non ci piace una fusione, ma ci scende ancora un caffè. E quando questi quartieri, si da mettere a favore, non ci vanno assai le mani,
Però guarda, dire scusate il caldo, ma non era preventivato che a novembre c'è sto caldo, cioè, non esistono più le quattro margherite, una cosa in quattro stagioni, scusa. Che sei brutta. Brutta, la scusa. Allora, quello che voglio dire, sempre quando finisce lo spettacolo mio, ringraziare voi pubblico, perché se non voi non correste, noi non potessimo fare niente, quindi grazie. Francesco Greco alle luci, all'audio con Mirella Carnile, grazie a Marco Di Paola, Marco Lucino, tutti coloro che hanno invitato noi in questa serata, poi passo a ringraziare gli attori, Marcello Marciano, Michela Di Piero, Domenico Saraolo, la nostra ormai fissa ballerina Rossella Langella, Anna Teletta, non ricordo mai come si chiama, forte. Allora, questi spettacoli qua senza di lui io non potrei mai farli. Umberto Di Rosa, Salvatore Pino. Allora, velocemente gli appuntamenti prossimi. Allora, qua al Teatro Buon Consiglio il 2-3 dicembre ci sarà Ciro Ceruti con la sua compagnia, fa una commedia molto molto comica. Se vi interessa fatemi sapere, chiamate e vi prendo i biglietti. Poi, fine gennaio, veramente la compagnia di Zazà festeggia il 21 dicembre 10 anni dalla sua nascita. Noi a fine gennaio, per il decennale, riporteremo in scena con tanti amici della mia compagnia che stanno anche qui in sala questa sera, ciao ragazzi. Porteremo in scena A Morti Carnaval dopo 8 anni con la protagonista Anna Teletta. E l'invito, poi a fine marzo ci sarà la Dairo con la regia di Umberto Di Rosa con uno spettacolo suo, ma ci saremo anche noi. E a maggio siamo stati chiamati dal Teatro Bracco a Napoli, che ha voluto Misere Nobiltà. Io ho accettato perché c'era uno scopo ben preciso, quello di far debuttare mio figlio Samuele. Dove sei? Eccolo qua. Devo sapere che la vita è veramente strana, noi facciamo questa cosa per passione, siamo innamorati di quest'arte, però succedono delle cose veramente che ti fanno pensare e ti fanno emozionare, perché io quando è nato lui dissi voglio dargli il debutto teatrale se lo vuole fare, che volevo io, che era fare per punirlo in Miseria Nobiltà. Io non l'ho mai fatto, ho debuttato 18 anni a teatro io. Lui è fortunato perché a Napoli debutterà come Peppe Nirlo e ora ci fa sentire pure come deve dire. Dimmi una cosa, tu a chi ti figli? Vincenzo e Fata. Quindi, se volete venire, quando lo facciamo? Perché abbiamo quattro date al Teatro Bracco, 9, 10, 11 e 12 maggio. Signori, dopo questa, buona serata a tutti. Salute. Alle prossime.